Presentato ieri presso Palazzo del Tocco la conferenza stampa di presentazione del programma artistico della nuova edizione del Festival Internazionale d'Arte di Strada Il Borgo Incantato, l'arte di strada dei vicoli, spettacoli e percorso enogastronomico che si svolgerà a Gerace il 26, il 27 e il 28 luglio con inizio alle 20:30 nel centro storico della cittadina. Una manifestazione giunta al 20° anno dopo il fermo pandemico. Ce l'abbiamo fatta finalmente perché grazie alla enorme disponibilità da parte del vicepresidente della giunta regionale che ha voluto decretare la proroga dei fondi relativi all'anno 2020 che ci erano stati assegnati per il Borgo Incantato di quell'anno, che poi non si è potuto tenere per il fatto della pandemia, siamo riusciti a organizzare questi 3 giorni come da 21 anni a questa parte. Quest'anno riteniamo che questa rassegna riveste più significati di speranza, perché siamo ormai entrati in un alveo di valorizzazione, di sviluppo che in futuro vedrà Gerace ai massimi livelli dal punto di vista turistico e culturale. E poi c'è questo connubio che è nato ed è stato siglato con la diocesi di Locri di Gerace, che permetterà per questa rassegna di poter visitare i monumenti più importanti della nostra città e di avere soprattutto anche il Museo Diocesano aperto nelle ore del Borgo Incantato, quindi fino a mezzanotte e l'una. E per noi questo è un ottimo traguardo, perché siamo riusciti finalmente a realizzare un sogno, che è quello di coniugare l'aspetto enogastronomico, l'aspetto artistico. Ricordo che tutti gli artisti provengono dalle scelte fatte dal direttore artistico Gigi Russo, che è il direttore del Basque Festival di Ferrara, quindi ottima qualità garantita da questo punto di vista, con la cultura vera e propria. Il mix è sempre lo stesso, le migliori espressioni internazionali d'arte di strada e del circo contemporaneo, un grande impatto visivo e meraviglie create da note compagnie del teatro urbano. In occasione della storica kermesse geracese, presente anche il vescovo della diocesi Locri-Gerace, Francesco Oliva. Beh, questo significa che il periodo nero del Covid sta scemando e quindi c'è la possibilità di rimettere in sesto un po' tutta un'organizzazione che rimette al centro dell'attenzione Gerace, questo bellissimo borgo che conserva un patrimonio di arte, di cultura, di storia enorme, che è giusto che quando vengono qui turisti a visitare questo borgo possono beneficiare di tutto questo. Vedo che l'amministrazione comunale si sta dando molto da fare per rendere fruibile questo patrimonio. Noi cerchiamo di mettere a disposizione quello che abbiamo nella cittadella vescovile attraverso una collaborazione sinergica che fa sì che questo patrimonio possa essere veramente disponibile per tutta la comunità. Un augurio a tutta la comunità di Gerace perché possa essere custode di questo patrimonio d'arte e di cultura. La chiave di successo del festival è legata all'utilizzo dell'arte di strada come mezzo per promuovere il patrimonio culturale del centro storico, che ben si presta ad offrire ai suoi visitatori uno scenario suggestivo e magico, grazie anche al supporto della Regione Calabria. Presente ieri in conferenza stampa l'assessore regionale allo sviluppo economico e attrattori culturali Rosario Varì. Questa meravigliosa manifestazione, che ormai è presente su questo territorio da tantissimi anni e che continuerà ad esistere per tantissimi anni, tant'è vero che questo è uno dei progetti che verrà realizzato, anzi si continuerà a realizzarlo nell'ambito del progetto Gerace Porta del Sole, e quindi dei 20 milioni di euro che saranno investiti su Gerace. Sono quindi molto felice di essere qui questa sera, anche perché è la prima volta che vengo a Gerace dopo che questo meraviglioso borgo ha ottenuto il finanziamento, e sarà anche quindi l'occasione per presentare qui in sede quelli che saranno i progetti che verranno realizzati, progetti volti alla valorizzazione di tutto quello che è il patrimonio del borgo, progetti volti a facilitarne l'accesso, ad offrire servizi formativi, culturali, a dare incentivi alle imprese, insomma a fare in modo che questa identità territoriale di questo borgo venga adoperato come attrattore culturale capace
capace di generare sviluppo economico non soltanto per Geraci ma per l'intera Calabria.